Viaggi nel Verde è andato per voi a Città di Castello in occasione della Mostra Nazionale del Cavallo. Giunta ormai alla 46esima edizione, è diventata molto di più di un semplice appuntamento legato al cavallo e al suo mondo. Siamo con il sindaco Luciano Bacchetta alla 46esima mostra del cavallo a Città di Castello. Cosa ci può dire su questa manifestazione? Intanto il fatto che sia arrivata alla 46esima edizione è già di per sé un segnale molto importante di come questa mostra sia cresciuta nel tempo, sia diventato un appuntamento consolidato, vero, importante per il nostro territorio, che ha una sua valenza non soltanto dal punto di vista ovviamente sportivo, dell'immagine, ma anche economico, sociale, culturale e turistico. E questo va a merito del comitato organizzatore, del suo presidente Capecci, dei volontari, di tutti coloro i quali lavorano attorno a questa mostra per farne un grande appuntamento e nonostante le gravi difficoltà economiche che hanno determinato ovviamente una forte contrazione dei contributi da parte degli enti pubblici, anche quest'anno la mostra credo che sia di altissimo livello. E abbiamo visto che il feeling tra l'amministrazione comunale e la mostra è molto alto e quest'anno è stata fatta anche un'anteprima dove i cavalli hanno sfilato nel centro storico. Sì, diciamo che la volontà di fare in modo che questa mostra diventi un appuntamento che coinvolge anche la città è una volontà che noi abbiamo secondato ovviamente con grande interesse perché riteniamo sia molto giusta e molto positiva. E direi che appunto le scelte compiute dal comitato organizzatore sono state scelte molto positive da questo punto di vista perché tendono a compenetrare sempre più la mostra con la città. Siamo con l'assessore regionale dell'agricoltura Fernanda Cecchini. Cosa ci può dire su questa 46esima mostra del cavallo? La mostra del cavallo di Città di Castello aiuta l'Umbria a promuovere se stessa nei suoi connotati più veri. L'Umbria vocata in diverse parti del territorio all'agricoltura, ad un'agricoltura di qualità, un'agricoltura che ha anche un allevamento diffuso, anche di cavalli, sono circa 14.000 i capi allevati. L'impegno della regione proprio in questa fase è quello di mettere a disposizione del panorama umbro un piano regionale zootecnico per fare in modo che l'allevamento ritrovi una più forte sintonia con l'ambiente che continui a dare carne di qualità in generale, nel caso del cavallo, capi di qualità che possano soddisfare le esigenze sia di chi lo pratica il cavallo che di chi lo ama, di chi lo frequenta e soprattutto di quei tanti cavalli che vanno a rafforzare i pacchetti integrati territoriali nei confronti dei nostri turisti. E allora facciamo continuare questa mostra che aiuta l'Umbria e l'agricoltura umbra. C'è un sostegno del piano di sviluppo rurale consistente su questa manifestazione proprio perché è tra le più grandi a livello nazionale, dopo Verona probabilmente c'è Città di Castello e nel tempo si è dimostrata come un grande veicolo anche di promozione perché offre l'opportunità insomma di promuovere le nostre colline, il paesaggio, i beni artistici, culturali, la manifattura, il nostro artigianato così presente dentro la fiera, le produzioni di qualità siano esse olio, vino, formaggio, pasta, quindi è una mostra che promuove il Made in Umbria nel suo insieme. Thank you.
Siamo con il signor Massimiliano Zega, delegato regionale delle Marche per l'associazione Alte Scuole Spagnola. Come mai quest'oggi sei qui alla 46esima Mostra del Cavallo? Siamo venuti in rappresentanza dell'AIE, che è l'Associazione Alta Scuola Spagnola in Italia, e con la squadra della Regione Marche, che praticamente siamo circa 6-7 cavalieri che si cimentano nelle varie discipline di monta spagnola, monta da lavoro e alta scuola per la nostra regione. L'associazione è un'associazione a livello nazionale, riconosciuta in Spagna anche dalla squadra spagnola, e stiamo qui in delegazione dell'AIE, praticamente rappresentiamo per la fiera l'associazione, la nostra associazione. E cosa pensi della mostra, di come è strutturata e di come si svolge in questi 3 giorni? Ma siamo bene, è una fiera piccolina, non molto grande, quindi è ben strutturata, comodo, tutto molto comodo, molto ben organizzato, penso che siamo bene veramente. Quindi è un piacere venire ogni anno qui a Città di Castello per questa occasione. Eh sì, lo facciamo, no? È il nostro, la nostra passione, quindi sarebbe grave se non venissimo. Facciamo tutte le fiere, quindi faremo anche Città di Castello, saremo a Verona il prossimo novembre 21 e andiamo avanti. E te sei qui con? Croccante. Croccante è uno stallone di pura razza spagnola. È un cavallo che è ancora in addestramento, è un cavallo con una buona doma, un buon carattere, però ancora deve imparare un pochino di lavoro in alta scuola, dovrà lavorare un pochino insieme a me ancora. Buongiorno, mi chiamo Riccardo Ziarelli e sono il responsabile di Monta Lavoro Umbria. Questa disciplina si chiama monta da lavoro, praticamente sarebbe il lavoro in piano, praticamente tipo il dressage, le andature. Poi, questa è la prima prova, la seconda prova è la gincana di precisione sugli elementi cancello, passi laterali, slalom, 8 fra bidoni, spostamento di oggetto, pedana. Tutto questo si svolge in precisione. La terza prova è velocità sulla gincana e la quarta prova sarebbe lo sbrancamento con i vitelli. Poi si assommano i punteggi e viene fuori il completo. Questa è una disciplina che ha preso piccolo anche in Umbria. Da 3 cavalieri siamo diventati 10 cavalieri. Quindi è partita molto bene questa disciplina, anche se abbiamo fatto tutto all'ultimo minuto. E sperando che il prossimo anno organizzeremo un bel campionato regionale. E poi dove andiamo a fare tappe unire, qualificazione a Città Castello, qualificazione per Verona e qualificazione per Fiera di Roma.